Cari amici della cucina di Casa Paturzo, benvenuti nel mio regno. Quest'oggi andremo a realizzare insieme delle buonissime torte salate che sono tipiche della tradizione napoletana. Andremo a fare una pizza rustica ripiena di ricotta e salame, che si mangia davvero molto molto spesso a Napoli, anche se solitamente si usa farla o per carnevale o per Pasqua, ma in qualunque rosticceria si trova veramente sempre. Andiamo poi a fare una torta salata invece con salsiccia e friarielli. Andiamo a realizzare insieme la pizza rustica con ricotta e salame, che poi andrò ad insaporire ancora di più con l'utilizzo della provola. La prima cosa da fare è preparare la pasta frolla, una pasta frolla che è leggermente meno dolce rispetto a quella che si utilizza in pasticceria. Ci serviranno 500 g di farina, 100 g di zucchero, 200 g di burro a temperatura ambiente ridotto a pezzettini, 5 uova di cui utilizzeremo un intero e 4 tuorli, 2 cucchiai di latte e un cucchiaino di lievito per dolci, pan degli angeli. Per il ripieno invece andiamo ad utilizzare della ricotta vaccina, circa 700-750 g, 4 uova, del pepe, 200 g di salame napoletano, 250 g di provola, sale e parmigiano. Andiamo a realizzare la nostra pasta frolla. Partiamo dalla farina. L'apriamo un pochino al centro ed andiamo ad unire le uova. Mettiamo un intero e 4 tuorli. Mettiamo gli albumi da parte perché ci serviranno dopo per spennellare la nostra pizza rustica. Uniamo anche lo zucchero, il burro leggermente ammorbidito a pezzettoni, il latte lo andiamo ad aggiungere man mano dopo in base alla consistenza dell'impasto. Aggiungiamo però adesso un cucchiaino di pan degli angeli per rendere la nostra pasta frolla un po' più morbida, in modo che quando la tagliamo non si spacca. La pasta frolla io la lavoro sempre a mano. Trasferiamola su un ripiano e continuiamo a lavorarla. La pasta frolla non va lavorata tantissimo, quando vedete che la palla è compatta avete finito. Ora va avvolta in carta pellicola e deve riposare in frigo per almeno 30 minuti, nel frattempo andiamo a preparare il ripieno. Iniziamo a preparare insieme il ripieno per la nostra pizza rustica. Partiamo dalla ricotta vaccina, bella morbida, e andiamo ad unire le uova. Iniziamo con il mettere 3 uova intere e un tuorlo. Saliamo le uova, calcate un pizzichino per ogni uovo e cominciamo ad amalgamare bene. C'è anche chi monta a parte gli albumi, lo potete fare, ma onestamente io non ci trovo una grandissima differenza poi nel composto finale. Adesso continuiamo con l'aggiungere gli altri ingredienti. Partiamo dal parmigiano, una ricca spolverata. Continuiamo aggiungendo la provola tagliata a pezzettini, circa 250 g, e il salame napoletano sempre tagliato a pezzettini. Anche qui sono circa 200 g. Ovviamente le quantità sono indicative perché potete farla come volete. Prima di concludere non dimentichiamoci di fare una bella spolverata di pepe. Facile facile, il nostro ripieno è già pronto. Siamo pronti per andare a realizzare la nostra pizza rustica. Ho preso la pasta frolla dal frigo, che nel frattempo si è un po' compattata,
e ho anche preso un roto di alluminio, l'ho ben imburrato e poi passato con la farina. Questo è importante affinché poi si possa togliere dall'interno del roto la nostra pizza rustica. Andiamo a lavorare la pasta frolla. Io ho un piccolo trucchetto. A parte farla riposare un po' in frigo in modo che si compatti e sia più facile da lavorare, io utilizzo l'amido di mais per farla staccare dal mattarello e dalla base. Quindi ne mettiamo un pochino sotto. Dividiamo l'impasto, togliamone una parte più piccola che servirà per ricoprire poi dopo la nostra pizza rustica. Mettiamo da parte. Ed andiamo a stendere la base. Non deve essere troppo spessa, ma nemmeno estremamente sottile. Dobbiamo trovare una giusta via di mezzo. Un po' di amido di mais e la andiamo ad arrotolare sul nostro mattarello. E voilà! Andate a premere bene sulla base, in modo che prenda la forma precisa. E con un coltello tagliamo l'eccedenza. Con una forchetta buchiamo un pochino la base e possiamo andare a mettere il nostro ripieno. Fatto. Mettiamo da parte ed andiamo a formare poi la parte superiore della nostra pizza rustica. Cominciamo da togliere a mano l'eccedenza e poi lo faremo con un coltello in modo che sia veramente precisa. Fate sempre in modo che non tiri, deve essere bella morbida anche perché in cottura un pochino si alzerà. Il bordo deve essere, vedete, a pari, non deve uscire fuori dalla nostra forma, altrimenti sarà difficile poi andarlo a togliere, si spaccherà. Perfetta! Adesso, per fare in modo che in cottura abbia un colore un po' più scuro, prenda un colore un po' più bello, andiamo a spennellarla con il bianco d'uovo che abbiamo messo prima da parte. La nostra pizza rustica è pronta per andare in forno preriscaldato a 180 gradi per circa un'oretta. Ed ecco pronta la nostra pizza rustica, ripiena di ricotta e salame. Ora la vado ad aprire per mostrarvi l'interno. Guardate, è una vera goduria. Mi raccomando, prima di tagliarla aspettate almeno un'oretta e mezza. Pizza rustica, ricotta e salame. Per realizzare la pasta frolla abbiamo bisogno di 500 g di farina, 100 g di zucchero, 5 uova, 200 g di burro morbido, 2 cucchiai di latte, un cucchiaino di pan degli angeli e un pizzico di sale. Per realizzare il ripieno ci serviranno
750 g di ricotta vaccina, 250 g di provola, 4 uova, 200 g di salame, parmigiano, pepe e sale. Interhouse, progettazione su misura, finanziamenti rateali, preventivi gratuiti. Interhouse Arredamenti, design e qualità al miglior prezzo. We can find a place, hold me till the dawn. A million miles away, yeah, I'm already gone. Just wanna be late. Non preoccuparti, Difesa Incidenti Stradali è al tuo fianco per aiutarti ad affrontare tutte le conseguenze di un incidente. Chiamaci e ti faremo ottenere il risarcimento di tutti i danni materiali, fisici e morali. Telefona al numero 800 760 760 oppure visita il sito difesaincidentistradali.it. Andiamo a preparare una torta salata, salsiccia e friarielli, resa ancora più saporita dall'aggiunta della provola. Per fare la pasta brisée abbiamo bisogno di 400 g di farina, 2 uova intere, 180 g di burro a pezzettini freddo, 2 cucchiaini di sale e 4 cucchiai di acqua fredda. Per il ripieno invece ci serviranno dei friarielli che andremo a fare in padella con olio, aglio e peperoncino, un po' di sale ovviamente, e poi ci servirà della salsiccia e della provola. Parliamo di circa 300 g di salsiccia e 250 g di provola, ovviamente fate un po' come volete, le quantità sono facoltative. La prima cosa da preparare è la pasta brisée, perché deve riposare circa mezz'oretta in frigo prima di poter essere utilizzata, e in quel frangente andiamo poi a preparare i friarielli e la salsiccia. Prendiamo la farina, uniamo le 2 uova, il burro a pezzettini freddo, quattro cucchiai, come vi dicevo, di acqua sempre fredda e 2 cucchiaini di sale. Lavoriamo inizialmente con un cucchiaio e poi continueremo a mano. Trasferiamo sempre su un ripiano. Io ho scelto di fare la pasta brisée, ma ci sta bene anche la pasta per pizza, quindi fate un po' come volete. Quando l'impasto risulterà bello liscio, lo andiamo ad avvolgere nella pellicola trasparente e via in frigo per 30 minuti. Adesso è il momento di occuparci del nostro golosissimo ripieno. Andiamo a cuocere i friarielli. I friarielli, vedete, sono la parte superiore dei broccoli, le cimette. Sono anche molto tenere, quindi in 10 minuti saranno anche già pronti ed è un prodotto tipico della zona vesuviana. Allora, andiamo con olio extravergine d'oliva in un wok, bello ampio. Aggiungiamo l'aglio, potete prendere uno spicchio e schiacciarlo, se non vi piace ritrovarlo dentro. Io ho quello secco, quindi lo faccio a pezzettini. Peperoncino. E cominciamo a rosolare prima la salsiccia. Tendiamo giusto un minuto e la mettiamo dentro sbriciolata, quindi tolta dal budello.
A questo punto uniamo anche i friarielli che io ho già sciacquato, quindi hanno anche un po' d'acqua all'interno. E copriamo con un coperchio. Togliamo il coperchio, controlliamo. Aggiungiamo un po' di sale e un altro pochino d'olio extravergine di oliva. E la cottura qui è quasi ultimata. Andiamo a preparare la nostra torta salata. Ho tolto dal frigo la pasta brisée e ora andiamo a stendere. Sulla base del ruoto ho messo la carta da forno bagnata e strizzata, perché questa volta il composto all'interno è un po' più contiene un po' più di liquidi, quindi sarà troppo difficile poi da toglierla dal ruoto senza romperla. Invece con la carta da forno sarà tutto molto più semplice. Eccola qui preparata. Andiamo a stendere la nostra pasta brisée, sempre aiutandoci con il mattarello e con l'amido di mais. E procediamo per andarla a mettere nella forma. Ecco pronta la nostra base di torta salata. Andiamo a prendere il ripieno, i friarielli con la salsiccia, eccoli qui, ed uniamo la provola. Andiamo adesso a riempire la nostra torta rustica. Mi raccomando, se i friarielli hanno ancora troppo sugo sotto, prendeteli con due forchette e metteteli nella torta rustica, perché se andiamo a mettere troppo liquido tenderà a spugnarsi la base della torta e poi la fetta non verrà molto gradevole alla vista. Guardate già che bell'aspetto che ha. Ora ci toccherà soltanto ricoprirla e poi andrà in forno. Eliminiamo l'eccedenza. Per fare il classico decoro napoletano e sigillare ancora meglio la nostra torta salata, bagniamo un po' la forchetta nel bianco d'uovo e andiamo a premere in questo modo sui bordi. Una spennellata con il bianco d'uovo. E via in forno preriscaldato a 180 gradi per circa 40-50 minuti. Ed eccola qui la nostra napoletanissima torta salata, salsiccia e friarielli. Anche per questa torta, prima di toglierla dalla forma, aspettate almeno un'oretta che si raffreddi e poi procedete. Andiamo a vedere il suo ripieno. Mamma mia,
Non potete immaginare che profumino! Pronta per essere gustata! Torta salata, salsiccia e friarielli. Per realizzare la pasta brisée abbiamo bisogno di 400 g di farina, 2 uova, 180 g di burro freddo, 2 cucchiaini di sale e 4 cucchiai d'acqua fredda. Per realizzare il ripieno ci serviranno 500 g di friarielli già puliti, 300 g di salsiccia, 250 g di provola, olio extravergine di oliva, aglio, peperoncino e sale. Siamo giunti alla conclusione della nostra puntata tutta napoletana dedicata a delle torte salate davvero squisite. Se le mie ricette vi sono piaciute le potete trovare sempre sulla pagina Facebook ed Instagram La Cucina di Casa Paturzo. Arrivederci al prossimo appuntamento. Thank you.